tema l'inconscio sociale. Quando hai proposto questo tema, io ho detto siamo sempre di nuovo lì, alla caverna di Platone, cioè questa nostra condizione di uomini che scambiano le ombre per la realtà, non sanno che è una rappresentazione della realtà e non la realtà stessa, ma non solo, ma questo non sapere, questa condizione non è indipendente dalla loro esistenza sociale, dal modo in cui vivono, cioè lì incatenati e costretti, no, vincolati a guardare sul fondo della caverna. Riusciamo a porre questo problema, cioè la comprensione che abbiamo della realtà in qualche modo avviene sempre solo nei termini del sistema che la produce, ma che produce anche il nostro modo, la nostra vita quotidiana, la nostra condizione di esistenza sociale. Riproporre il tema di come ci si libera da questa condizione mi farebbe piacere, però lascio a te. Conscio sociale nel senso più semplice significa comportamento sociale che non è consapevole, cioè avviene senza che ci sia consapevolezza. Da cosa deriva questa inconsapevolezza? Deriva dall'incrocio di una situazione personale, in particolare una situazione personale traumatica. Voi pensate a fenomeni collettivi di crisi, è sempre un'intersezione delle due cose, cioè chi ha subito un trauma personale, che sono molte, molte, molte più persone di quanto non si pensi, perché l'infanzia è devastata nella nostra storia e nella nostra società in particolare. Quindi un trauma personale rende particolarmente esposti a un trauma collettivo, cioè una guerra o uno sterminio, ancora peggio. Il comportamento delle persone è stato, immaginarlo proprio come una specie di stupefazione, cioè di immobilità. Il trauma produce immobilità, questo nel caso del trauma personale è evidente, chi subisce una violenza si irrigidisce, no? Però questo avviene anche nel collettivo, cioè esistono dei momenti di crisi particolare in cui c'è una specie di paralisi della volontà e delle capacità di reazione. Questo è un primo significato. Poi c'è un secondo aspetto che è quello manipolativo, cioè una persona che si trova in questa condizione di paura, terrore, immobilità, passività, è esposta a voler compensare questa sua condizione con delle immagini euforiche. Pensate al nazismo, in Germania, c'è una crisi spaventosa, via di seguito, arriva questo qui e propone un'immagine affascinante, no? Che almeno sembra affascinante in primo tempo, che compensa lo stato di umiliazione, risentimento, abbattimento, depressione, eccetera, eccetera, che uno in realtà sta vivendo. No? Quindi quanto più c'è uno stato depressivo collettivo, tanto più queste persone nello stato depressivo collettivo sono esposte a seguire delle immagini compensatorie ed euforizzanti. Questi sono, diciamo, i primi momenti. Purtroppo mangio una polpettina. Insomma, adesso sì. Delle infanzie formate nell'equilibrio e nell'amore, no, saremo dei cittadini più reattivi. L'infanzia è decisiva, il fatto che una famiglia patriarcale predispone gli adulti alla passività. Sì. Cioè un bambino maltrattato, sì, è un bambino, è un futuro servo, un futuro, sì, subito. Sì. Ecco. Chiarissimo proprio. Su questo... Chiarissimo. E sarà per quello che li trattano male i bambini. Sì, poi diciamo c'è una catena generazionale per cui chi ha subito una cosa la fa subire all'altra, no? E quindi si perpetua da una generazione all'altra, cioè i traumi si trasmettono in eredità, questo è l'aspetto triste della... Sì. E questo è l'inconscio sociale, per l'appunto, no? L'inconscio personale è quello che riguarda la persona singola, l'inconscio sociale è appunto questa trasmissione collettiva di uno stato traumatico. E poi può essere, il ruolo si possono anche invertire, cioè chi è stato vittima, suo figlio può diventare un carnefice per reazione, per compensazione. Sono meccanismi difficilissimi da disinnescare.
lo smascheramento di questi meccanismi ha un potenziale di rottura dei meccanismi stessi. Diciamo che è un passo indispensabile. Appunto, se non si passa dall'inconsapevolezza alla consapevolezza, non c'è speranza, questo di cui. Non c'è speranza di far nulla. Non basta. Però non può essere sufficiente, no, la consapevolezza. È un grande passaggio, la consapevolezza. C'è un film molto bello di Terence Malick, Una vita nascosta. È la storia di un contadino austriaco che è l'unico del suo villaggio a votare contro l'annessione dell'Austria alla Germania. Ed è anche l'unico a fare l'obiettore di coscienza nel 39-40. E lì è proprio descritto molto bene, secondo me, questa consapevolezza. Questo individuo in fondo è impotente, perché insomma, non può fare nulla. Però a differenza di quelli che lo circondano, che appunto sono traumatizzati e inconsapevoli, lui è traumatizzato e inconsapevole. Ora, questo poi lo porta anche a questa forma di resistenza che possiamo anche giudicare fallita, se vogliamo, no? Comunque io adesso questa era una parentesi, diciamo che la presa di consapevolezza è il primo passo per poter immaginare una forma di resistenza. E magari anche di emancipazione dal trauma. Sì, ora l'emancipazione dal trauma è un percorso veramente molto lungo, se c'è stato davvero poi il trauma, cioè, naturalmente ci sono vari livelli di traumaticità, però ecco, il trauma di guerra è molto violento e spaventoso, diciamo così, si ripercuote nei sogni, ci sono tutta una serie di fenomeni patologici che derivano da questa cosa. E lì l'elaborazione è lunga e faticosa. In realtà la guerra è un trauma fondativo. La nostra civiltà si fonda su un secolo, un novecento, dove due guerre hanno determinato l'inconscio sociale. Il nostro inconscio sociale, che con un termine di Benjamin forse si potrebbe definire inconscio del collettivo, è determinato dalle guerre, da queste due grandi guerre che hanno devastato la psicologia di 3-4 generazioni, insomma. Ma se un trauma è così violento da venire, diciamo, rimosso? Freud è partito da un fenomeno di questo tipo in uno dei suoi libri fondamentali, cioè al di là del principio del piacere. Ma perché uno che ha subito un trauma e se l'ha anche dimenticato per giunta, poi ci ritorna costantemente sopra? Quindi lui era partito dall'idea che ogni sogno è un appagamento di desiderio, ma lui dice che il desiderio appaga uno che va a ritornare continuamente a una situazione dolorosa. Il problema è che se il trauma non viene elaborato, cioè quello che non viene elaborato, poi si manifesta nei sintomi. Quindi diventa inconsapevole, cioè magari c'è la memoria consapevole di quello che è successo, ma non è questa la consapevolezza che serve a superare il trauma, questa è una consapevolezza di testa. In realtà l'inconscio lavora con i sogni, con le emozioni, queste sensazioni di angoscia, di sogni incubi che ripropongono continuamente la situazione traumatica, servono a far rivivere dal punto di vista emotivo quella situazione. Non dal punto di vista razionale, perché dal punto di vista razionale serve a poco, diciamo. Il problema è che deve rivivere l'emozione che non si è concesso di vivere perché era troppo dura da vivere. Cioè. E lì si comincia a lavorare sulla possibilità eventuale, almeno in parte, di uscirne da questo stato di paralisi. Perché il lutto può diventare paralizzante. Quante persone hanno perso persone in guerra, poi comunque possiamo vederlo anche ai giorni nostri, prima di riuscire a superare questo lutto, no? Perché all'inizio si negano proprio la possibilità di vivere l'emozione dolorosa, che è troppo forte questa emozione dolorosa, e nella nostra società non ci sono gli strumenti rituali e culturali per elaborare il lutto, il dolore, la morte, eccetera, eccetera. Martino diceva appunto che nelle società tradizionali ci sono questi culti, no? Questi strumenti che servono per elaborare il lutto, la perdita, eccetera, eccetera. Noi non abbiamo niente di tutto questo, niente, proprio zero. Noi non li abbiamo perché? Non li abbiamo più.
non li abbiamo più perché erano strumenti legati a forme tradizionali di cultura e di civiltà che la modernità capitalistica ha distrutto. Erano veicolati anche dalla religione. Esattamente, cui, laicizzando certo. La società si sono persi. Esattamente, certo, non c'è più il rito funebre, cioè il rito che si faceva la Taranta, sì. Quella di cui parla De Martino, no? Con queste donne che facevano il lamento funebre, tutto questo ovviamente non esiste più, però il fatto che non esista più è abbastanza drammatico, perché poi quando uno si trova di fronte a una situazione di quel tipo la deve affrontare da solo, non ci sono strumenti, linguaggi, cose, e quindi capita appunto che ne venga traumatizzato, perché non riesce a elaborare emotivamente la situazione. De Martino, se ricordo bene, comunque dice che tutto questo è passato nella religione. Sì, normalmente sono, di solito secondo lui sono cose però non riconosciute dalla religione ufficiale, cioè sono frammenti di religioni più antiche che sono rimasti, perché per esempio le processioni e tutte queste cose qua, queste forme, che però sono riti pagani che sono transitati nella cultura cristiana senza essere riconosciuti come riti pagani. A vicino Napoli ogni anno si fa una specie di processione statica alla Madonna del Carmine, in cui quella gente era proprio in estasi. Era l'antico rito dionisiaco che si faceva la Magna Mater, la Grande Madre. Nella nostra cultura europea, moderna, eccetera, eccetera, tutto questo tende a sparire. A proposito di questa cosa della morte, mi richiamo per deformazione delle ultime cose che ho studiato, perché mi sono laureata con una tesi in estetica su Dylan Dog come elemento mitologico, come eroe che al posto di, non lo so, Ulisse, Achille, eccetera, dà un po' un imprinting e fa entrare nell'inconscio dei comportamenti. E questo eroe Dylan Dog, che cosa, qual è il suo mostro per eccellenza? Sono gli zombie, i non morti. Quindi questa morte che ritorna perché non è stata accettata, ma è una morte che non è pacifica, ma è deforme, è ancora più spaventosa di quanto sia la morte, diciamo, in realtà. Il vero mostro del postmodernismo, la cosa che ci fa più paura, sono proprio gli zombie, perché sono i morti che ritornano e siamo davanti a qualcosa di inspiegabile.